Buongiorno, benvenuti a Spazio Tadini. Siete all'interno della mostra Francesco Cito e la fotografia di reportage e siamo qui oggi con Simone Margelli, uno degli 8 fotografi selezionati per l'occasione. Simone Margelli espone alcune fotografie del progetto Take Refuge, che è un progetto fatto all'interno dei centri di prima accoglienza in Toscana. Certo. La prima cosa che ti voglio chiedere è questa. Perché i centri di accoglienza e perché il bianco e nero? Partiamo dalla prima domanda. Perché i centri di accoglienza? Il progetto è nato, diciamo, in maniera abbastanza casuale. Diciamo per la curiosità di capire che cosa succedeva in questi centri. Premessa, è nato nel 2014, diciamo che non c'era ancora questo boom mediatico sull'immigrazione, la guerra in Siria ancora non aveva avuto questa grande rilevanza appunto mediatica, però c'erano questi primi centri che venivano appunto strutturati in queste località di montagna e quindi per la curiosità di capire che cosa stava succedendo. L'unico motivo è stato quello, perché poi appena vai lì cominci a parlare con questi ragazzi, cominci a conoscerli, cominci a capire tante dinamiche che magari non da casa appunto non conosce. Questo penso sia anche uno degli obiettivi della fotografia, da questo punto di vista, dal fotogiornalismo, è un pretesto, ecco. Sono andato, diciamo, ho sfruttato la fotografia per andare a curiosare dove non potevo andarci, così, di mia spontanea volontà. E perché bianco e nero? Bianco e nero è una scelta che di solito spesso fotografo in bianco e nero, anzi quasi sempre, quindi diciamo che è anche una scelta stilistica che per ora ho sempre preferito, perché appunto riesco a togliere, a giocare sottrazione, togliendo il colore permetto appunto di entrare più dentro i dettagli dell'immagine, quindi anche l'inquadratura sarà tutto in relazione al fatto che quello che voglio mettere sono i contenuti. Infatti sono fotografie, almeno in questo progetto, piene di contenuti, c'è tante cose dentro le immagini, non sono minimali, non c'è niente, c'è tante. E magari col colore questo progetto, certe immagini, secondo me, perdevano la loro potenza, la loro importanza, quindi la scelta è stata da questo punto di vista. Il bianco e nero rende tutto anche più assoluto, anche nel modo in cui arriva. La tridimensionalità acquista proprio una forza e anche un impatto emotivo di un certo tipo. Ci sono alcune tue fotografie dove le zone d'ombra, i giochi chiaroscurali e oggetti non in primo piano, soggetti e oggetti non in primo piano, fanno risaltare assolutamente ancora più forte, per esempio, il volto che poi richiama l'attenzione, certo, dell'osservatore. Come scegli cosa fotografare? Perché tu hai una visione più ampia e quindi devi poi attuare una scelta. Questa è una domanda abbastanza complessa. Come scelgo? Molto istintivo, ecco, perché alla fine sei lì in un contesto che inizialmente può sembrare ostile, perché alla fine entri molto nell'intimo di questi ragazzi, anche se, diciamo, loro sono messi in gioco subito appena ho spiegato che cosa volevo fare, cosa volevo raccontare, hanno subito accettato, insomma, di accogliermi con la macchina fotografica. Come nasce una fotografia in questo contesto del genere? Molto istintivo, c'è qualcosa che ti colpisce, c'è qualcosa come la foto che c'è qui dietro, per esempio, perché la vedo. Per arrivare a fare questa inquadratura l'ho un po' cercata, perché lui l'avevo già visto che camminava, insomma, si era appena svegliato. E avevo bisogno di un contesto dove non fosse lui e basta, lui da solo, però che mettesse di fronte l'ambiente. E quindi nel momento in cui ero un po' con lui mi sono reso conto, cioè lui si mette a sedere, comincia a guardare il cellulare e mi si è creata proprio l'immagine. A quel punto la fotografia, appena la vedi, la devi fare. Poi il risultato a volte non riesce, però in questo caso, per esempio, è riuscita. Quindi sono molto, a volte non ci pensi, perché magari come quella è passeggi e lì c'è tanti elementi. Io sono, poi me le ricordo bene una a una, queste immagini quando le ho scattate. Qui ci sono tanti elementi che
chiavi di lettura, c'è un cappello, c'è una bottiglia d'acqua, c'è un letto, una finestra, c'è tante cose, tante queste pareti scrostate, insomma, si era creata questa situazione visiva che io ho voluto raccontare e documentare. Quindi diciamo che nascono in questa maniera. Non sto tanto a fare orpelli mentali, ok, la luce qua deve essere... No, vado, distinto. Fare oggi il fotoreporter e il fotogiornalismo. Un tempo il fotoreporter era davvero colui che arrivava sul posto e dava la notizia, informava di quello che stava. Oggi non è più così, no. Nel senso che oggi la notizia arriva prima tramite Twitter e poi... Esatto. Però paradossalmente, secondo me, oggi, se ci si credesse, può assumere un ruolo ancora più forte il fotoreporter, che è quello di saper capire e quindi saper analizzare, certo, prima, dopo, durante. Che cos'è per te oggi aver scelto di fare il fotoreporter? La scelta proprio nasce da questo, dal fatto che io non sono pronto per raccontare la notizia, perché ormai siamo nel 2017 e c'è sempre qualcuno che ti anticipa. Allora si parte, ho cercato di fare un discorso al contrario, di documentazione, di raccontare, diciamo, i tempi in cui viviamo. Ormai, secondo me, il fotogiornalismo deve cambiare la propria ottica, nel senso, per gioco di parole, però effettivamente se prima era il momento, oggi scatto, domani, ora non è più così. Ora, secondo me, il fotogiornalismo deve puntare tanto sulla progettualità, sul racconto, sul mettere tante immagini per poter creare una storia. Certo, è la maniera più difficile per fare la fotografia, perché ovviamente devi sempre rimboccare le maniche e non saprai mai come andrà a finire questo progetto. Però alla fine hai un qualcosa che tra 20-30 anni avrà un'altra chiave di lettura diversa da quella di oggi. Perché se oggi si parla di immigrazione, quanti fotografi anche più bravi di me raccontano questa realtà? Allora cerco di darle da questo punto di vista, da un racconto che è più intimo, che è più legato a una realtà che viene sempre dimenticata, no? Dicevo anche ieri, se andavo a Lampedusa potevo fare un bellissimo lavoro, che ci mancherebbe altro, però c'è tanti colleghi che danno un contributo a questa cosa meglio di me, e quindi magari io non posso dare qualcosa in più, il mio contributo è limitato. Allora, secondo me, il fotogiornalismo deve puntare a questo, a guardarsi intorno e a cominciare a fermare un pochino i tempi in cui viviamo, che sono veloci, sono troppo frenetici. Quindi se tutto il fotogiornalismo cominciasse, penso, a avere questa ottica, magari anche il livello forse magari si alzerebbe, speriamo.